Signori miei, il risveglio della forza è ormai tra noi, ne abbiamo parlato, tra tantissime iniziative di Google e molto divertenti, tra l'altro giochi che trasformano smartphone in una spada laser, insomma la forza è tutto attorno a noi. E se molto probabilmente la saga inventata da Lucas è diventata la saga con più oggetti e con più accessori venduti nella storia, e in effetti le navicelle spaziali e i droni di Star Wars sono quelli più venduti. Fino a poco tempo fa, ragazzi miei, si trattava di accessori inanimati che bisognava far volare con le manine come facevo io da piccolino, e non era possibile farli volare. Tutto questo, ragazzi miei, solo fino ad oggi, perché un ragazzo, un francese, ha inventato una cosa che farà impazzire tutti i nerd amanti della saga, dei veri e propri droni da far volare. E sto parlando del Millennium Falcon, sto parlando della nave imperiale e sto parlando dei caccia dell'impero. Insomma, tutte le navi più importanti di Star Wars prenderanno vita. E non finisce qui. In questo video vi farò vedere i droni, i 5 droni ispirati a Star Wars che in realtà potete pilotare e controllare. Io sono Dario Calindo, questo è un nuovo video di Tech Fanpage e che la forza sia con voi. Iniziamo subito con lo Star Destroyer, anche se i Destroyer erano il massimo della tecnologia per quanto riguarda le navi da battaglia, non erano grandi quanto gli Star Destroyer, che sono ben conosciuti per il loro uso da parte della flotta stellare imperiale e hanno una distintiva forma appuntita, simile a un pugnale, che è quindi venuto ad associarsi al nome. E anche se gli Star Destroyer sono le navi più pesantemente armate nelle flotte composte da normali fregate, nella saga possono comunque avere un ruolo di supporto se in presenza di navi da guerra più grandi oppure navi da battaglia dell'armata repubblicana. Insomma, con questo drone potrete controllare con radiocomando una delle navi imperiali più temute. Continuiamo con il Millennium Falcon, una delle astronavi più famose dell'universo di Guerre Stellari, che è presente sia nei film della trilogia classica che nel Risveglio della Forza. Viene pilotata da Han Solo e dal suo copilota Chewbacca e contribuisce alla distruzione della Morte Nera, la potentissima arma imperiale che è capace di distruggere interi pianeti. Si tratta di un drone veramente molto realistico, con un'autonomia della batteria di 8 minuti e dotato di LED in modo tale da riprodurre anche il propulsore posto sulla parte posteriore della nave. Continuiamo con i TIE Fighter, in italiano caccia stellare TIE o semplicemente caccia TIE, ed è uno dei caccia più famosi dell'universo di Star Wars. Veniva prodotto per l'impero e assieme agli imponenti Star Destroyer di classe imperiale 1 e 2 e agli Stormtrooper divenne uno dei più eloquenti simboli della forza militare e dell'oppressiva onnipresenza dell'impero galattico. Pur essendo ottime navi, questi caccia TIE presentavano diverse debolezze, messe soprattutto in luce dalle sconfitte subite nei duelli contro gli X-Wing dei ribelli. Anche in questo caso il drone è controllato da un sistema radio, anche in questo caso sono presenti dei LED che riproducono il propulsore posteriore e anche in questo caso l'autonomia di volo del dispositivo è di 8 minuti, che potrà sembrarvi poco, ma per un dispositivo di queste dimensioni non è affatto male. E non poteva mancare l'X-Wing, il caccia che viene utilizzato principalmente come intercettore e per il combattimento aereo dell'Alleanza Ribelle e della Nuova Repubblica. Il caccia che durante la battaglia di Yavin fu utilizzato da Luke Skywalker per distruggere la Morte Nera. Nel drone viene riprodotto esattamente il design che in modalità di attacco assume una forma di X proprio per le aree aperte, ed è un caccia ben manovrabile dotato di 4 cannoni laser. E proprio come nei modelli precedenti, anche in questo caso il drone viene comandato da un sistema radio. Si tratta comunque di un quadricottero dotato di una batteria, sempre della stessa batteria, che riesce a garantire un'autonomia di volo di 8 minuti.
E terminiamo con BB-8, il nuovo droide del risveglio della forza. Un droide prodotto da Sphero che, a differenza degli altri droni che abbiamo visto finora, viene controllato esclusivamente con lo smartphone Android o con uno smartphone iOS. Si tratta di un dispositivo veramente molto particolare, animato da applicazioni realizzate veramente molto bene, che sfruttano anche la realtà aumentata e che dispone di due modalità. Una modalità di controllo, nella quale l'utente decide cosa deve fare e dove deve andare il drone, e una modalità di pattugliamento nel quale BB-8 diventerà del tutto autonomo e pattuglierà tutta casa in modo tale da evitare pericoli. Bene ragazzi, avete visto, si tratta di droni in effetti realizzati da un solo ragazzo che comunque li sta vendendo, ma sono realizzati veramente molto bene. L'effetto di vedere volare il Millennium Falcon così vicino a noi è veramente fantastico. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage e come sempre vi do un super abbraccio.